liceo scientifico Fermi di Padova una lezione particolare. Buongiorno. Niente libri sui banchi, compiti o interrogazioni, ma una chiacchierata tra medici e studenti per scoprire insieme un mondo, quello del sistema riproduttivo maschile, spesso ignoto a quest'età. Quanti di voi invece hanno avuto una visita con un andrologo? Alzata di mano. 1, 2, 3. 3 sarebbe su 100, quindi 3%. Tu hai mai fatto una visita andrologica? No. Sapevi la figura dell'andrologo? Chi è l'andrologo? No, fino ad oggi no. Tuo padre ti ha mai parlato di problemi andrologici? No. I giovani maschi non sono abituati ad avere cura del loro sistema sessuale riproduttivo, a differenza della giovane donna che dalla mamma viene portata dal ginecologo già all'inizio della pubertà, l'uomo invece non ha nessun segnale, non c'è nessuna abitudine, il padre non ne parla perché il padre non ha avuto la stessa esperienza che ha avuto la madre con il ginecologo. Progetto andrologico permanente, e questo è il nome dell'iniziativa che in 10 anni ha coinvolto oltre 7.000 studenti diciottenni della provincia di Padova. Non solo lezioni, ma anche visite e una verifica gratuita della fertilità per conoscere i fattori di rischio più importanti, curare eventuali patologie o prevenirle. All'inizio regna l'imbarazzo, qualcuno ride, ma nessuno perde mai l'attenzione. Oggi un ragazzo della tua età, questa informazione, come riesce ad averle? È molto difficile, appunto, o su internet, però anche lì è difficile sapere le fonti. In famiglia, nel mio caso, c'è un'informazione scarsa. Una volta c'erano gli amici più grandi, oggi per 8 ragazzi su 10 l'unica risposta ai loro dubbi è internet, un'arma spesso a doppio taglio, anche perché a quest'età difficilmente il pensiero corre a possibili malattie, da quelle sessualmente trasmesse alle più frequenti, come il varicocele. Ma perché è così importante intervenire proprio adesso? A 18 anni ormai si è conclusa la fase evolutiva di sviluppo del sistema gonadico e quindi si può dare una patente di normalità organica. Se poi noi facciamo eseguire anche un esame del liquido seminale, noi possiamo cogliere se esistono delle patologie e quindi ricorrere a rimedi o a consigli o a evitare che queste patologie diventino più gravi. Eh sì, perché se prima c'era la classica visita di leva a stanare ogni problema, oggi le alterazioni per lo più asintomatiche si scoprono sempre troppo tardi, quando si cerca ad esempio un figlio che non arriva, e così si scopre come il 30% dei ragazzi a soli 18 anni presenta anomalie del liquido seminale. L'individuare precocemente un'alterazione del potenziale di fertilità di un giovane è utile perché laddove la patologia che lo induce è curabile, si può curare e si può evitare che ci sia un aggravamento che può essere poi definitivo nell'adulto. Laddove esiste una patologia che non può essere curata, allora si può intervenire perché il danno non progredisca e in ogni caso si possono attuare manovre per preservare la fertilità anche attraverso la crioconservazione degli spermatozoi. Ma prevenzione vuol dire anche semplicemente conoscere e quindi evitare i possibili fattori di rischio. Rispetto a 10 anni fa, questi ragazzi sono un po' più sportivi. Per questo noi notiamo anche una riduzione della frequenza dell'obesità e del sovrappeso. Però fumano di più, bevono di più, assumono più frequentemente droghe, soprattutto marijuana. Queste condizioni sono negative per il sistema riproduttivo.